The Handmaid's Tale è una serie TV americana del 2017 ideata da Bruce Miller che vede come protagonista Elizabeth Moss. È un prodotto lodato da pubblico e critica, vincitore di numerosissimi premi ed effettivamente è impeccabile sotto ogni punto di vista. Quindi, se siete alla ricerca di una serie TV avvincente e soprattutto emozionante, questa fa per voi. Qui una breve video recensione delle prime stagioni, sotto il suo occhio. La storia è ambientata in un futuro distopico dove il tasso di fertilità è fortemente in calo a causa di inquinamento e malattie. A seguito di una guerra civile, il regime teocratico totalitario di Gilead prende il comando in una zona conosciuta ai tempi come Stati Uniti d'America. La nuova società è suddivisa in classi sociali, composta da leader uomini assetati di potere e donne brutalmente soggiogate, le quali viene proibito loro di leggere, lavorare, persino maneggiare soldi. Le poche donne fertili rimaste, chiamate ancelle, sono state catturate e assegnate a famiglie di ricchi comandanti con lo scopo di procreare, di dare loro dei figli. Una di queste è June Osborne. La serie TV è tratta dal romanzo Il racconto dell'ancella, scritto nel 1985 da Margaret Atwood, tra l'altro qui anche supervisore della sceneggiatura, e racchiude delle tematiche intramontabili come l'identità, la libertà, l'amore, l'impotenza, la femminilità e soprattutto mette in evidenza la questione della sottomissione delle donne, delle loro menti, dei loro corpi. La storia ruota al racconto raccapricciante di un'ancella, June, che viene strappata dalla sua famiglia, quindi catturata, ribattezzata di Fred e assegnata alla casa del comandante Fred Waterford e della moglie Serena Joy. La sua narrazione ricorda i numerosi racconti delle restrizioni in epoca medievale, soprattutto il bigottismo in nome dei rituali religiosi, la sottomissione delle donne in nome della fedeltà, fino ad arrivare al diritto bellico allo stupro. Eresia. Per questo ti impiccano. Non per far parte della resistenza, perché ufficialmente non c'è resistenza. Non per aver aiutato qualcuno a scappare, perché ufficialmente non c'è una via d'uscita. Se sopravviverò a tutto questo, avrò bisogno di alleati. Alleati con il potere. Sia benedetto il frutto. I pensieri della protagonista sono espressi in un voice-over e rivelano uno stato psicologico di profonda disperazione. Il suo modo di esprimersi diventa uno strumento per distinguere sé dalla realtà esterna, opprimente e intollerabile. È evidente poi il suo costante sforzo di mantenere intatte la sua identità, la sua individualità, attraverso l'utilizzo di meccanismi come la memoria selettiva e la negazione, che forniscono una base per la sopravvivenza in un mondo assolutamente privo di opzioni. Il luogo dove è stata mandata a vivere, la casa del comandante Fred, è simile a una prigione. È strutturato proprio in un modo da ricordare psicologicamente e quotidianamente che lei non è altro che un grembo. Il meccanismo della memoria selettiva è ben visibile nei ricordi di June, portati in scena attraverso l'utilizzo di flashback dai colori caldi in netto contrasto a quelli freddi che caratterizzano la quotidianità a Gilead. E in quei ricordi June si rifugia per trovare conforto e speranza. E noi spettatori possiamo capire qualcosa in più della sua vita prima di Gilead. Una vita felice, una donna circondata da affetti, con un lavoro soddisfacente da editor, inserita in una città moderna, in un'epoca moderna nella quale tutti noi possiamo rispecchiarci.
la negazione subentra quando lei nega che il presente sia reale e afferma di sentirsi come se fosse stata drogata da qualcuno e che forse la vita che sta vivendo in quel momento non è altro che un delirio paranoico. La sua profonda negazione si evince anche quando lei è convinta di svegliarsi l'indomani come se nulla fosse mai accaduto. È un personaggio che utilizza quindi memoria selettiva e negazione per sopravvivere ad una realtà drammatica che sfugge completamente al suo controllo, e così le sue basi psicologiche servono per comprendere ad esempio cosa accade nella mente umana in determinate circostanze, quindi molto interessante. Quella è la camera gestazionale e quello è il vostro bambino, signori Waterford. Dio ha creato una nuova anima. Benedetta la sua misericordia. Ok, allora. Dio benedica i suoi genitori orgogliosi. Sia lode. L'attrice Elizabeth Moss porta in scena una performance molto intensa, fatta di sguardi, di silenzi, una voce interiore disperata ma anche coraggiosa. Sarò sincera, non c'è niente che non funzioni in The Handmaid's Tale. La fotografia è eccezionale, le coreografie e i flashback non sono mai didascalici e stucchevoli, il suono è favoloso, la scelta dei brani musicali che abbraccia generi diversi, di epoche diverse, usata al meglio e risultando molto originale. Secondo me è una delle serie TV più belle che siano mai state realizzate, quindi straconsigliata. Una sedia, un tavolo, una lampada. C'è una finestra con le tende bianche e il vetro è infrangibile, ma non perché temano che scappiamo. Non arriveremmo lontano. Temono altre fughe. Quelle che puoi aprirti dentro se hai un oggetto tagliente. Il mio nome è Di Fred. Tante cose sono proibite ora.